pochi uomini fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci tenevo a salutarvi e ringraziarvi per questo premio che mi dedicate e per il quale vi sono particolarmente riconoscente, perché ho un debito d'affezione con Salento e con la vostra terra che nasce addirittura 12 anni fa, quando mi avete ospitato a Gallipoli e nei dintorni di Lecce per le riprese del mio film Quando sei nato non puoi più nasconderti, film che in un certo senso anticipava dei temi, quelli dell'immigrazione, dell'accoglienza, della difficoltà anche di mischiare gente che proviene da culture così diverse, spesso antitetiche, da una parte disperate e dall'altra il nostro paese che non conosce più la prosperità di un tempo, quindi questo porta a dei conflitti molto, molto gravi e molto difficili, che poi negli anni successivi sono esplosi in maniera così netta, chiara, evidente per tutti.